i comuni che inizialmente erano chiamati a mettere una certa cifra per l'anno 2015 in sostituzione della provincia che non ha più le risorse per poterlo fare, adesso con questo accordo quella cifra sarebbe ridotta della metà e quindi penso che i comuni possano essere in grado di sostenerla. Questa riduzione può rendere sostenibile questo apporto da parte di tutti i comuni. Lunedì esporremo questo piano a tutte le unioni dei comuni in provincia. Ma noi auspichiamo che entro aprile tutti i sindaci ci pronuncino e si chiudere velocemente l'accordo perché quello che è in gioco è il servizio già per l'anno 2015, che è un anno quindi già in corso e che vede già i primi 3 mesi trascorsi, quindi è giusto fare in fretta perché SETA, che è l'azienda, ripeto, che gestisce i pullman, vuole delle risposte anche veloci. Diversamente, se non si riuscisse a trovare questo accordo, il servizio potrebbe essere compromesso e messo a rischio, insomma, cose che vogliamo assolutamente evitare.